Chi se lo poteva immaginare che sarebbe stata una vita così bella? Perché poi la storia grande nella vita delle persone è una storia piccola. Un gesto, una scelta naturale. Io per tantissimi anni non mi sono resa conto di quello che mi era successo. In questa intervista del 2015 Franca Viola, la prima ragazza in Italia a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, commentava la vicenda che l'aveva vista suo malgrado protagonista anni prima, destinata a cambiare le leggi e il costume in Italia. Rifiutando di sposare l'uomo che l'aveva rapita e violentata, secondo una pratica diffusa negli anni 60, contribuì a sollevare il velo su questa barbarie e a cancellare la norma che la consentiva. Franca era una ragazza di Alcamo in Sicilia, figlia di un modesto mezzadro, che si fidanzò con Filippo Melodia, giovane legato alla criminalità. Quando Bernardo, padre di Franca, si oppose al matrimonio per la cattiva reputazione di Melodia, la famiglia subì pesanti minacce senza tuttavia piegarsi al ricatto mafioso. Il 26 dicembre 1965 Melodia, assieme a numerosi complici, rapì Franca e la tenne sequestrata molti giorni, usandole violenza. La famiglia della ragazza si rivolse alla polizia, che individuò il luogo dove era tenuta prigioniera e la liberò. Il codice penale dell'epoca prevedeva che il reato di stupro fosse estinto se il colpevole sposava la vittima, cosa che avveniva spesso. Franca Viola non accettò il matrimonio riparatore e la vicenda suscitò un enorme eco, sollevando un dibattito a livello nazionale. Il rapitore e violentatore di Franca subì un processo e venne condannato a 11 anni di carcere, nonostante all'epoca lo stupro fosse considerato un delitto contro la morale. Queste leggi, oggi inconcepibili, risalivano all'epoca fascista ed erano frutto di una visione sociale retrograda. La coraggiosa scelta di Franca Viola aprì la strada per un profondo cambiamento culturale, ma ci vollero anni perché le leggi venissero finalmente modificate. Infatti solo nel 1981 il matrimonio riparatore e il delitto d'onore furono cancellati, e si dovette attendere il 1996 perché lo stupro diventasse delitto contro la persona. Franca nel 1968 si sposò con un suo compaesano, matrimonio felice dal quale sono nati due figli e che dura tuttora. La sua vicenda ha ispirato il film La moglie più bella, del regista Damiano Damiani, in cui la protagonista è Ornella Muti. Nel 1970 il poeta dialettale Ignazio Buttitta scrisse una ballata in siciliano, intitolata La regina senza re, dedicata alla storia di Franca Viola. Il cantautore Otello Profazio ne realizzò anche una versione musicata. Ne proponiamo di seguito la traduzione italiana, come un omaggio al coraggio di questa donna che ribellandosi a tradizioni secolari ruppe il muro di silenzio e omertà che nessuno aveva osato scalfire prima di lei. Ad Alcamo c'è una regina senza re. Fu rapita dai mafiosi con le armi in mano e le facce brutte, la bella ragazza di Alcamo, di giorno davanti a tutti, a capo c'era il pretendente, il re di carta, il delinquente. La notte, in campagna, nel buio spalancava la bocca il selvaggio, ma Franca lottava spartana, armata di grande coraggio. Gridava, non vince l'abuso. Rompeva di secoli l'uso. I saggi dissero a Franca, non fare la donna moderna, se l'uomo non ti piace, che importa? L'amore morì alla taverna. Ma Franca rispose con orgoglio, l'amore lo do a chi voglio. Questo esempio cambiò i destini. Durava da secoli la notte, levò la corona di spine dal cuore di tanti giovani, il ratto, l'eterno ricatto, in un giorno diventa riscatto. Si parla di Franca nel mondo, domani ne parlerà la storia. La cantano tutti i poeti, è musica d'ogni chitarra. Da oggi la donna, padrona, l'amore a chi vuole lo dona.